Gianni, spiegaci un po' com'è andata a Monza e spiegaci un po' quali sono i lati positivi di questa macchina, le cose positive che hai trovato e cosa ti aspetti da Imola. Dunque, Monza, per essere stata una gara del nostro debutto, senza aver fatto tanti test, devo dire che tutto sommato è stato un weekend positivo, abbiamo raccolto dei punti importanti per il campionato, non eravamo sicuramente competitivi abbastanza per poter puntare alla vittoria, paghiamo tanto in termini di velocità sul rettilineo e Monza ovviamente era il circuito meno adatto per noi. Però ripeto, il risultato a fine del weekend è stato positivo. Ora siamo a Imola, in un circuito che probabilmente è più favorevole alle qualità della nostra RS5, quindi ci aspettiamo sicuramente di raccogliere di più di Monza. Sulla carta possiamo essere competitivi, ora è tutto teorico, bisogna vedere poi domani quando scenderemo in pista quale sarà il vero valore nostro rispetto agli avversari. Abbiamo un'iniziativa, tu lo sai, che si chiama Free Ticket, che porta in pista tante persone. Fai un invito tuo personale a tutte le persone che verranno magari a fare il tifo anche per te. Io vi aspetto numerosi, la Superstars offre uno spettacolo bellissimo e divertente non solo per noi che ci cimentiamo in gare estremamente combattute, ma anche per il pubblico che ha modo di seguirci. Tra le altre cose, credo che ci sia, a differenza di tanti altri paddock, la massima disponibilità di tutti noi piloti, quindi lo stretto contatto del pubblico con i piloti e i protagonisti di questo campionato rende sicuramente la cosa ancora più interessante. Quindi vi aspetto tutti quanti numerosi e ovviamente ti fate anche me, grazie. Ciao.